Vi ricordate il boxer, quello di Jean-Claude Van Damme? Sì. Quando va a ballare in quella mini discoteca, diciamo che il suo insegnante gli fa picchiare, la musichetta praticamente che lui balla. Balla così, la musichetta è quella. Balla così, balla, infatti. Il Sì, jukebox. allora, qualcuno di voi fa eco. Qualcuno Adesso fa non più. Adesso eco. non più. Io mi sono sentito 7 volte. Infatti Prima l'ho era un sentito attimo pure io, sette tutti volte. fermi, a tutti fermi. A chi è che faceva eco? Caccia all'eco. Apriamo così. Ah, avevo Twitch che non mi dà nemmeno gli avvisi. Signor Twitch, però se mi cade su queste cose. In effetti sì, nemmeno io. Mamma. Mi cade sul banale. Ritmo, ritmo, ritmo. Siamo Nessuno là, per adesso. Mamma mia. siamo là. Un venerdì sera un po' mortino, però dai, avevamo già in programma di iniziare con calma, adesso è proprio una Sì, certezza. no, no, ora non si pone il problema, la calma più totale. Calma e sangue freddo. Esatto. Vabbè, diamo il tempo. In realtà, allora, io ho fatto un esperimento quando è stato lunedì con giudice di corda. Twitch ci ha messo tipo 7 minuti per farmi. A un certo punto ho detto: ma sì, dai, entro, avranno iniziato. Però non stavo entrando finché non mi arrivava la notifica. È stato cattivissimo. Ma Twitch anche a me l'altra volta ci ha messo 4-5 minuti. Sì, Sì, fa fatica. solitamente arriva un po' più tardi, infatti. Sono Non è ancora misteri. arrivato. Motivo per cui, Misteri ecco, questo lo diciamo twitchiani. per quelli che arriveranno, per quelli che recupereranno. Gente che capisce le cose vere. Oh, mamma Muori. Mircone, Mircone, la tua foto è qua, tra l'altro, Mircone, sei atteso. Grande, ragazzi. Mister Mori. Buonasera, buonasera. Buonasera. Oh, uno che ogni tanto vediamo. Oh, Oh! Enrico! Ciao, ciao. Vediamo se qui mi è arrivata adesso la notifica di Twitch, dopo A 3 me minuti. no. È bellissima sta cosa, incredibile. Vabbè. Qui continuate a Anche a dialogare. me niente. Ci siete tu, ci siete un po' Ah. tutti, c'è uno Scorpion di qua, un Mirko Mori di qua, siete un po' tutti. Cioè, il post è anche di Wrestling Together, solo che è tagliato stasera, postazione nuova. Cioè, nuova, semi nuova. Semplicemente mi sono messo comodo. Solo di Kenta. Oh, mi è arrivata adesso la notifica, che carino, però Parliamo diciamo. solo di Kenta. È così. Sì. Ah, mi sembrava che ho detto c'è qualcosa che non quadra perché o salta del tutto perché invece salta soltanto lui e non la. E quindi Suo potere. Con il calma. sì, stasera parliamo solo di Kenta. Stato visto ad Arca, Bing Delitto, ovunque. Sì. Lo. Una presenza proprio evidente. Che cose mai successe le lanciamo senza problemi. A È arrivata ora la notifica da Twitch. te ci ha messo quindi 4 minuti, a Sì, a me 3. me pure, 4 Poi ti minuti. A me arriva. ancora Quindi niente, no. non è ancora arrivato. Ah, la Vabbè. fa senza senso perché è passato dal. A Milano arriva Sì, dopo. è botta. A È Milano arriva strano. dopo. Milano arriva per primo. Buonasera, signor Nino Buonasera, Valentino. buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, Dai, vedi, buonasera tutta alla gente mentana. arrivata. Ma Di cosa, Draco? quindi noi se dobbiamo rimandare la sigla, dobbiamo rimandare il countdown. Dobbiamo rimandare anche il countdown, sì. Questo punto io direi che lo rimandiamo, diamo il tempo alle notifiche di arrivare, ai link di essere spammati e poi iniziamo, dai. Per parlare solo di Kent, ovviamente, perché si è visto Parliamo lì. solo di Kenta. Assolutamente, parleremo solo di Kenta. E di Dolce Candy. Ma esatto, perché poi di Kenta parleremo del Kenta, quello dell'uomo tigre, Esatto. del bambinello bastardo dell'uomo tigre. Ma mandiamo il countdown di nuovo. Qui a 5 questo punto. minuti, 5 A questo punto. minutes. 5 minuti. Notifiche non farà niente, mi raccomando. E vabbè, allora ci rivediamo tra un minuto.
Rieccoci. Noi siamo gli unici che non sappiamo effettivamente il numero della puntata. Ari, buonasera. Facciamo finta di non aver salutato nessuno prima. Quindi, buonasera Valentina Princess, Enrico. Buonasera Enrico. Buonasera Mori. Buonasera Stream Elements. Buonasera a lui, che ci ricorda che siamo in diretta. Grazie a Filippo Vani che ci ha seguito. Bravissima Paola, grazie a tutti, anche Vani, a prediretta. Ma perché abbiamo fatto venire un moderatore? Perché almeno sa controllare queste cose. Esatto, grazie Filippo Vani comunque Filippo Vani. Per il follow. E ovviamente Filippo Vani o Filippo Vani, perché bisogna vedere se ha unito due cose. Non l'ho visto l'accento, è vero che sono Filippo un po' distante. L'accento è importante. Mi piace così. Ma no, dai, vai pure avanti. Vai, continua. Io sentivo voci. Di cosa parliamo stasera? Dobbiamo riepilogare che puntata è. Che stagione siamo, che puntata siamo? Allora, questa è la stagione 2 e la puntata 3. Ma è un reboot? È un reboot, perché in realtà non è la stagione 2, è che non sapevamo più che cazzo di numero mettere come puntate, che ormai avevamo puntate miste tra Instagram, YouTube, eccetera, e allora si sono inventati la stagione 2. È un reboot. Siamo l'unico, noi ancora prima di iniziare siamo già in stagione 2. Abbiamo iniziato da 3 settimane, ormai già questa è la seconda stagione, però in realtà c'è un senso, dai, c'è un senso a tutto questo, non ci giriamo intorno. Ma tanto è vero, una cosa che perché noi dovete sapere che io, Draco e Leonardo abbiamo una chat, ovviamente, dove parliamo della trasmissione, quindi non ci siamo chiesti una cosa, lo diciamo stasera, chi è l'ospite che avremo la prossima settimana? Dipende dalla chat, dipende dagli spettatori. Diamo degli indizi durante la puntata, va bene. Però alla fine lo diremo stasera. L'abbiamo fatto con Tsunami, quindi lo facciamo anche con... credevate che lo dicessi. Allora, un indizio lo do già io, così. Mm-hmm. Attenzione ai nostri racconti, mio e di Paolo, del Bing d'Elite, perché sicuramente... faremo il suo nome. Oserei dire Kenta. Potrebbe anche essere Kenta. Ma quale Kenta? Kobayashi Kenta, ce n'è tanti Kenta. Poi in Giappone Kenta Kobayashi. O Kenta. Tutti e due. O magari è un amico del Davide, quello che fa, che è nel nostro gruppo. Magari conosce un Kenta. Tanti Kenta. Kenta è alla fine un cartonato del bambino dell'uomo tigre. Il cartonato dell'uomo tigre. Quindi. Comunque bambino di merda. Allora. Va bene così. Buonanotte, signori, buonanotte. Comunque. Ma perché questa trasmissione è in onda in versione ridotta, non diciamo per quale motivo. Per non affliggere ulteriormente la vostra sanità. Enrico la capisce di sicuro. Enrico, la trasmissione andrà in forma in onda ridotta per venirti incontro. Ma dicevamo di Kenta... Ah no, con Stefano, quando abbiamo fatto la diretta per il Friday, quello vero. Ci sei dentro e ti remi contro. Quello mattiniero. I bonifici da qualcuno che adesso qui non c'è. Esatto. Buonasera Dario. Ma che poi in realtà questo è il vero Elite Friday, perché l'altro lo registrano di giovedì, quindi esatto. Come può essere Friday? Davvero.
però diciamo, ma quello che porta a casa i soldi è là. No, la chat per vedere cosa non possiamo dire su Twitch, abbiamo fatto sia in inglese che in italiano, abbiamo preso il vocabolario dalla A alla Z, abbiamo pronunciato tutte le parole e non ci hanno bannato con nessuna di quelle parole. Quindi dobbiamo scoprire quali sono le parole con cui fanno bannare. Quindi che stasera male. Leggeremo in spagnolo, in francese e in russo il vocabolario dalla A alla Z per vedere dov'è il ban. Dobbiamo capirlo. E l'importante è non dire la parola di quei giapponesi che andavano in tempi di guerra ad schiantarsi contro. No, infatti, ma quella non è una parola italiana, non è, una parola, è difficile, italiana. È difficile che noi andiamo a dire che ti stai andando a fare il cioè, non, no. Ma perché noi siamo gente per bene, ma guarda qua, anche ma guarda qua prima ci dice che ci sorprende, oggi ci sorprende e subito dopo ci ha sorpreso Dario. Ah! Oh! Grande Dario, grande. Martedì dedichiamo un sorso, nonostante ma cos'è successo? Sei uscito contento da lavoro? Quindi cosa è successo? È arrivato il primo stipendio delle prime due settimane. Ti funziona di nuovo l'Impact Plus? Cos'è? Cosa è successo? Oppure si è tolto l'Impact Plus e la quota della girata a noi. Era girata perché è preso dalla disperazione che non gli funzionava. Ha dovuto... Direttamente Don Collis ci ha fatto la subscribe a noi altri. Adesso si è stato Don Collis, è venuto direttamente da lui. Però no, allora cominciamo. Avete visto tutto Dark, Dynamite, Big Elite. Siete preparati, avete sentito il podcast. Avete sentito il podcast. No. Leonardo podcast. Si vede che è quello proprio che ha visto tutto. Tutto ha seguito. Qua abbiamo conferma che non è stato risolto, quindi ha potuto fare la buona. Ok, perfetto. La conferma in era quella. Ok, perfetto. Alla fine. Non è un problema. Grande Dario. Allora, Dynamite, visto che qualcuno ci chiede di parlare di... Ecco, di Kenta. Oserei dire Kenta. Ma perché dobbiamo parlare di Kenta con Dynamite? Sono ancora convinti che Kenta abbia attaccato John Moxley. Quanto pare sì. Ma non lo so, ragazzi, io l'ho buttata lì, cioè ho letto in rete, ho detto, ma ha fatto 2 più 2, potrebbe essere. Sì, ma il problema però... che non è buttata lì te, se vai a leggere i vari forum, eccetera, che ha scritto soltanto Kenta, praticamente. No, ma infatti, io ho allora, ripostato un qualcosa che ho trovato in rete, chiaramente, non è che mi viene in mente a me. Perché a noi non piace alimentare le voci, sappiatelo. Esatto. No rumor, noi non alimentiamo le voci, certo che se sarebbe Kenta. No? Noi non vendiamo Kenta. Sogni, ma parliamo su solide realtà. Solide realtà. Stasera sto ispirato. Comunque... Noi badiamo ai fatti che se Kenta gli avesse tirato questa cazzo di ginocchiata in bocca sarebbe una grande cosa. Ma non ci crede nessuno, Enrico. A meno io non ci credo, poi. Più probabile che... No, allora, non... Allora, a Stefano 14 minuti ci ha messo. Minuti, bene. No, a me non è ancora arrivata, comunque. Bene. Io ho vinto con 3 minuti, allora. Sì, perché a me ce n'ha messo uno di più. Ogni tanto riesco a vincere qualcosa. Direi che forse dovremmo iniziare a lavorare su Countdown da 10 minuti, però vabbè, lasciamo questa cosa. Cominciamo... Stefano, il countdown dovrà essere di 10 minuti per Twitch a quanto pare. E lo dobbiamo avere soprattutto. Facciamo il pre-live di 10 minuti. Il pre-live di 10 minuti, il countdown di 10 minuti e poi quando finiamo la trasmissione diciamo che siamo live. Praticamente. Qui Dynamo l'abbiamo visto tutti, su Kenta non è d'accordo nessuno, però ci piace sognare, quindi diciamo è stato Kenta, assolutamente. Io, se vuoi, ti posso aggiungere un altro motivo X speculativo per cui potrebbe essere Kenta, ma giusto per il gusto di parlare. Ma a noi non piace alimentare le voci. Ok, poi, allora poi comunque quella frase che hai ripetuto di mia sorella, poi vediamo se me la ripeto. Senti, quello che hai detto sul mio cane, vienimelo a dire in fuori onda se hai il coraggio, che qua non posso rispondere. Cos'è l'altra voce che volevi fare alimentare? Dove volevi soffiare sul fuoco? Solo sul fatto che Tony Khan fa le frecciatine che dice io ho mandato i miei nomi altrove, però aspetto che me li mandino, sto aspettando che me li mandino. Ciao Dario, grazie ancora, buonanotte. Ciao caro.
non andarti a picchiare con l'Impact Plus, però. Il nostro The Icon. E noi abbiamo, se... noi abbiamo chiesto se c'è per le date di quando faremo Final Resolution. It's gonna be showtime. Poi vediamo, vediamo il tempo è relativo. Vediamo, vediamo. Se continuano con Swoggle, io me lo schippo anche. Però parentesi, andiamo avanti, perché sennò vado fuori di melone di nuovo. Già ieri sera. Meno, cioè, quindi noi abbiamo fatto un riassunto di Dynamite adesso, perfetto. Sì. Proprio sì, sì, sì. Emblematico, chiaro, si è capito da dire. Non c'è altro da dire, cioè, si è capito bene chiaramente cosa è successo. Sì. E quindi ora ci tocca riassunto di Dark. Il riassunto di Dark è un po' più difficile perché è durato qualcosa come 15 giorni, 12 ore e 7 minuti, cioè non è infinito. La quaresima. Girano voci che sia ancora in onda. Al terzo giorno è resuscitato Dark. No, allora, adesso no. È finito quello di settimana scorsa. Dopo 3 giorni è resuscitato Avalon, che infatti è riuscito a vincere. Esatto. No, è la voce che se li mettiamo su YouTube sono in loop ancora con Dark. No, la lunghezza di Dark ha fatto resuscitare anche Abaddon e l'ha fatta tornare anche in scena, la sparita. La... È durato talmente tanto che Hikaru Shida si è dimenticata di averla battuta, si è trovata paura. Proprio. Che poi con che stile questo sai della cintura? Sì. Questa sì. Lecatina alla cintura. Tutti credevano che mettesse sangue, muschi, no. E licheni e funghi. Muschi, licheni e funghi. Una leccata rossa alla grande, proprio. Invece la leccata certo che rossa... in un periodo come questo, lasciare fluidi corporei in giro sulle cinture non... Ma è fluidi corporei, stato... un po' di tinta... Era tamponata, punta. Era tamponata. È una morta vivente. No, ma è chiaro, tu scherzando. Spero solo con un motociclo e non l'hanno tamponata con un come Sammy Guevara. È arrivata a 4 messa, quindi magari l'hanno tamponata prima. Chi lo spero sa? Per loro. Oh, ciao Roberto. Compare Roberto anche qua su Twitch. Grande Rob, grande. Ma Twitch nel senso anche di streghe o Twitch? Quello è Witch, è diverso, non mi fare Witch, è un'altra cosa. Se Witch entra in modalità nazi, no, perché volevo Tico la Witch. Con la Witch. Con la Nintendo Wii. E quindi Dark comunque, che è stato tutto... Però su Dark una cosa la dobbiamo dire. Avalon ha vinto il primo incontro ed è ormai lanciatissimo verso a recuperare prima di tutto Cutler. È la stratosfera. Pretty Avalon, prego. Pretty Avalon, yes. Pretty Avalon. Ma c'è anche il signor Marchetto. Che grande, che grande. E quindi Avalon ha battuto quello del suo... Tanto è stato anche carino l'incontro. Cioè, normale, incontro normale. Penso. Facci, cioè una cosa che è durata due ore e nove ore. Cioè, due ore e nove ore. Facci dire che almeno un incontro può essere stato decente, bello. Quello... Allora, se entra Tsunami in chat e lo dice lui, mi fido. Io non li ho visti tutti, quindi non posso fare i paragoni. Mandiamo lui che so che vede tutto. Mandiamo il messaggio a Tsunami che ci deve dire come è andato Dark. Se nelle 2 ore e 40, secondo me sta ancora guardando. Se non è online, può essere. Sta guardando mentre fa una sessione di DDP yoga. No. Dove però hanno fatto. Dato Britt Baker ha di nuovo fatto il promo quasi sempre con gli Hybrid 2, dove gli Hybrid 2 poi hanno un po' attaccato i Top Flight e non so. Allora, se ti posso dire la mia, se mi dai il permesso. Era settimana scorsa con gli Hybrid 2. Anche questo. Hanno ripreso una registrazione, ora hanno ripreso anche questa. No, c'era Britt Baker. C'erano gli Acclaimed. No, Britt Baker sì, però c'erano gli Acclaimed con Ty Conti questa settimana. Sì. Ho detto gli Acclaimed, ma chi se ne frega. Sì. No, io volevo dire semplicemente che... Ma voi fate caso a quello che dico? No. Passare tutto... Cioè, allora, il nostro motto è fare passare tutto in sordina. Noi possiamo stare tranquilli. Oh, tra l'altro è dalla chat che eventualmente devono dire qualcosa. Esatto, ma cioè in nonchalance proprio. Te puoi dire che cazzo ne so, possiamo dire ma il campione della All Elite, Kenta, no, visto che abbiamo... lo facciamo passare così. Proprio.
Stravolgiamo il booking. Ma sì, non... manca ancora che ci correggiamo tra di noi. Vabbè. Qualcuno ha detto, Enrico è proprio sul pezzo. Qualcuno ha detto Genda. No, nessuno. E l'abbiamo detto maiuscolo anche. Esatto. Kenta! Un punto esclamativo tipo nell'aria. L'abbiamo detto in caps. In pills. No. Comunque, a proposito di Dark e del segmento della Britt Baker, il waiting room, esatto, ci stanno dando finalmente un motivo per guardarlo questo Dark, perché comunque vediamo che stanno cominciando a buttare dentro un po' di ciccia più o meno appetibile, però cominciano anche a far fare un po' di esperienza a Britt Baker con il microfono in mano, a costruire storie, costruire rivalità anche con la stessa Riba, perché sì poverina la tratta come gli stracci, porca miseria. Sì, sì. No, un po' le piace, è che non possiamo metterlo, non ti ricordi. Potrebbe. Cosa ti ho sentito. No, comunque assolutamente, cioè, quello che lo volevo dire già da prima, alla fine fondamentalmente nonostante 17 match, 16 quelli che possono essere, alla fine il reale motivo di interesse fondamentalmente è per il waiting room, perché vabbè, ora con Tai Conti, ma io il segmento con gli Hybrid 2 l'ho gradito tantissimo, cioè, vabbè, Jack Evans soprattutto schillatissimo. Quello con gli Hybrid 2 è stato un dissing totale. Sì, sì, è stato sì, molto bello. Per certi versi mi ha ricordato quell'ascesso che ebbe Dax Harwood da Tony Schiavone quando arrivarono in All Elite e fecero quell'intervistina lì privata. Mi ha ricordato per certi tratti quello, però al di là di tutto comunque è un bel contesto dove più persone oltre a Britt Baker possono fare esperienza, vabbè che è un promo registrato, quindi magari dei tagli, le solite accortezze dei video, ok, però al di là di tutto comunque devono fare qualcosa, quindi puoi fare palestra, fai palestra col microfono, diciamo, sì, assolutamente, sì. No, quindi buono, sì, almeno sì. Quello è un punto di interesse, qualche match in meno e qualche waiting room di più non dispiace, cioè per esatto. Dire, adesso per fare un parallelismo, se devo trovare proprio una cosa buona in un prodotto che ieri abbiamo bastonato tantissimo, ovvero Impact, però quelle specie anche un po' di segmenti simili a Waiting Room che fa la IW adesso, a Impact li faceva Madison Rain fino a poco tempo fa, e faceva tipo un paio, anche tre magari distribuiti durante lo show, dove la gente, no, andava lì, succedevano cose, magari venivano utilizzati anche per portare avanti... La pausa panino. Ora compariva un semicallan così... nulla. Però, no, comunque, sono cose carine fondamentalmente, anche per staccare un attimo, cioè, match, ma se c'è stato caso, i promo fatti a Dynamite questa settimana sono stati molto più su quello stile, più brevi, non dal ring, e gli hanno fatto dei promo tanti, però messi qua e là, che non ti rompono le palle. Sì. Che ci sta anche quella come cosa. Anche se comunque, vabbè, quando vanno ovviamente i top name nel ring, tipo se ti va un Moxley a fare il discorso nel ring, è sempre meglio. Anche perché anche lui, comunque, i video, quei video promo registrati lì così, sì, sono carini, però vederlo nel ring, sta lì, c'è comunque il pubblico da sotto che ci mette del suo, quel piccolo pubblico che c'è, è già un'altra cosa. Quindi. La via di mezzo è la via preferita. No, però adesso la via di mezzo, ora cosa gli diciamo, cosa devono fare di giusto? E qual è la via di mezzo? Che ne so, settimana prossima non sarebbe male vederli comunque così in frame due, no, io due vedrei, segmenti simili. No, no, settimana prossima segmenti diciamo che non ne vogliamo. Zero. Vogliamo due ore di Moxley contro Mai Omega, due ore e via. Dall'inizio alla fine. Purtroppo c'è una card più numerosa, se no te lo direi anche io. Io questa settimana dicevo, ma perché state annunciando quel basta? Settimana vabbè, perché... prossima solo quei due. Il match di Cody interessa a qualcuno?
No, io voglio vedere Power Out. Power House. Io voglio vedere il figlio di Taz alla fine che cosa fa fra il padre e Cody, chi sceglie, perché ormai tornano tutti su Cody. Se avesse preso dal padre il figlio di Taz, è meglio vederlo tutte le settimane. Se non lo sappiamo, se ma si sa quanti anni ha? Non ho controllato, però sembrava molto molto giovane. Taz nemmeno che Taz avesse un figlio. Io se figlio nemmeno io, ma Taz quanti anni ha? Sui 50? La cinquantina ce l'avrà. Okay, lo cerchiamo subito. Vedi cosa serve portare Paolo in diretta? Che fa vedere che le cose le cerca in diretta, perché quando non ci credono, invece no. Dalla chat sono cattivi, non ce lo dice. Io ho detto 52. Io ne ha 53. 53, 67. Io speravo di evitarlo. È elevata, Enrico, è elevata. La bruttezza di Power House, molto elevata. Ma nemmeno il figlio sapeva di aver Taz come padre. Tant'è che si allena con Cody, vedete la lungimiranza. Noi la vediamo su Fight, fondamentalmente. Sì, Paolo, è inutile che fai quel gesto, guarda che io ti vedo, cioè... Roberto che la vede su TNT ha visto che prima della divano tu. E abbassate i toni, per favore, qui non siamo al bar qualunque. Calma. Non siamo alle corde qua, va bene, ti porto Roberto che ha visto la puntata di Dynamite su TNT. Non ci sovrapponiamo, uno per volta di nuovo. Non ci aggavalliamo. Dai, ma scusa, dai, basta veramente. Vabbè. Cioè, ha visto che praticamente prima della puntata c'è stato tipo, hanno fatto Taz con il figlio, con Carramba che è sorpresa, e poi dopo l'hanno portato direttamente a Jacksonville. Cioè, non è Roberto lo sa, lo poteva scrivere. Noi invece vediamo Fight, vediamo solo Dynamite, ma lui che c'ho no, tutto. Allora, adesso vi dico una cosa che, vabbè, ci possiamo anche far scappare la risata, però in realtà mi ha dato da pensare. Quando poi io ho ricollegato, ho detto, vabbè, il figlio di Taz, poi ho letto sui social che c'era il figlio di Taz a Dynamite, no? E io ho detto, caspita, stava il figlio di Taz a Dynamite. Io avevo capito solo la citazione. E invece no, c'era veramente a Dynamite, perché poi è andato via con lui ed era incappucciato. Cioè, quindi il figlio di Taz è uscito talmente dal mistero che era pure incappucciato. Io ho dovuto rivedere il segmento per capire, ma è quello, era quello. Quindi io pensavo, no, qualcun altro, degli addetti ai lavori che lo scortava via, che caspita ne so. Invece... stiamo parlando del figlio di Taz e non abbiamo ancora dato opinioni, barra pareri, barra consigli su Power House. È una merda. Io pensavo di essere stato abbastanza... È una merda! No, perché bisognava farlo un po' capire bene, mi sembra che Leonardo ci sta andando un po' troppo leggerino. Ah, okay. No, io, come ho già detto nel Dynalive, nel gruppo con quelli che già erano appunto che stavano guardando in diretta, è una WWE-ata, cioè proprio potentemente. Sì, ma una WWE-ata degli anni 70, nemmeno 80. Sì. Sì, ma proprio di quelle cose ai tempi di Hogan, cioè quelle cose per sottolineare, wow, sei macho, sei potente, ma no. Prenderò dei cappucciati, piccoli cappucciati escono, giusto amore, così. Amore giusto per così. Noi ci disse... Ah no. No, fai attenzione ancora, ti arriva Brumotti sotto casa. Allora, calma, siamo stati fraintesi. Siamo stati fraintesi e ce la caviamo sempre quando diciamo così. Siamo stati fraintesi, non vi preoccupate, poi possiamo dire le peggio cose, ma siamo stato fraintesi, ritratto estrapolate questo frame di Leonardo che ci servirà. Fate una clip. Adesso do il primo indizio, no, uno l'aveva dato già Leonardo, do un indizio sull'ospite che ci può essere, che ci sarà, non che ci può essere, se si ricorda di venire più che altro la prossima settimana. Se ti ricordi tu di mandargli il link per venire. Ci potrebbe essere. Guardate il colore del maglione di Leonardo e pensate a un personaggio che può avere quel colore nella sua tenuta. Sono volato altissimo. Leonardo ha capito a chi mi riferisco, lo so.
Invece no. Silenzio meditabondo, anche Paolo si è dimenticato dell'ospite. Ed no, no, me lo ricordo, però... Io non l'ho mai saputo, ragazzi. Che devo dire? Ah, non l'hai mai detto? No, non è più. Non lo so. Diamo i primi indizi. Non è Shark Boy. Non è Shark Boy. Ah, no? Non è Shark Boy. No? Peccato. Eh no. Peccato, si può. Shark Boy. No. Non si può, magari lo contattiamo, viene anche lui. Se è uno come Ric Flair, lo compriamo con due frittelle, quindi. Con lo zucchero filato dentro una barca. Imbevuto d'alcol per Ric Flair. Sì, ritratto. Non, sei stato prendere. Ritratto. Ritratto. Però lo scopo di questa puntata è soltanto uno. Qui abbiamo due narratori di Big The Leap. Con la scusa che uno... Quando la racconta uno, l'altro corregge, loro dicono: no, ti stiamo aiutando, sto cazzo. Invece si stanno rompendo le palle, si stanno sui coglioni e fanno i pignoli bastardi per correggersi. Ma quello in realtà era così, era la stessa cosa. Ma che c'era solo esatto. No. Infine, ci sono tante volte ci sono dei dettagli che sono fondamentali. Quindi. Se questa sera il mio ringoglionimento non li coglie, visto che siete in due, non riuscite a raccontare nemmeno i dettagli, perché in questo preciso momento io e Draco a breve daremo il gong quasi, però il gong non possiamo metterlo perché sennò Twitch ci dice che è un gong rubato e quindi non possiamo. Non ho una coppetta, non ho una padella, dovrei andare tipo a prendere una padella da così alla giappa. Sera faremo partire, guardate i nostri mezzi tecnici come sono veloce per scrivere, per far vedere, avevamo tutto preparato a partire dalla Big The Leap Battle. Draco, decidiamo io e te chi deve cominciare a raccontare oppure facciamo decidere a loro. Io volevo lanciare una moneta nello schermo di Leonardo e poi lui diceva se era questo croce. Se mi arriva in fronte comincia Paolo. No, comunque... Esatto. Tanto, io direi, tanto a tutte e due facciamo la domanda a tranello. Quanto è durato l'intervento? 24 minuti. Sì, 20 minuti abbondanti. Cos'è sta risposta? Quindi vuol dire, dicendo così, Paolo ci lascerebbe scoperti 4 minuti di Big The Leap. Quelli vanno importanti, li tolti. Ma cominciamo malino. Anche perché se li sono presi i Bucks. No, Leo ha iniziato molto bene perché dura 24 minuti e 21 secondi. Però 24 minuti lo accettiamo. Sì, no. Ma poi togli la sigla. Sì, poi la cosa finale. Che faccio, ha fatto come dal macellaio, che faccio, lascio. faccio, lascio. Che fai, 24:21, lascio. Faccio, lascio. Quindi, Draco, a te decidere chi deve partire. Meglio, no, io stavo dicendo, poi tu sei partito per la tangente, tu prendi e smarmelli, apri tutto. Io devo. Siccome Leo le ultime volte comunque sentiva molto sicuro di sé, comunque anche delle correzioni, si giustificava, a questo punto facciamolo partire. Vediamo quanta sicurezza c'è effettivamente. Su di me. Vogliamo vedere come comincia Bindi Elite questa settimana? Madonna, comincia con un graditissimo ritorno. Che momento. Con un momento toccante e poetico, perché e romantico forse, perché una vecchia liaison che era stata, diciamo, un po' anticipata, come quell'apostrofo rosa tra le parole... Orange e Cassidy. Apostrofe rosa. Thunder e rosa. Porca miseria, lì è un altro discorso. Questa puntata di Big The Leap è ricominciata con un sottofondo molto ritmato, un Orange Cassidy molto piacione e una Chris Statlander un po' ammiccante.
che, come il gesto che fa... Scusa se ti interrompo, sì. Che qua non posso dire in cosa è tornata nel periodo di pausa Christian Trender, te lo dirò. Te lo dirò. Che poi ho scoperto una cosa, che il ragazzo della Christian Trender è il social media manager di Tanil Dashwood. Ah sì? Sì, sì, sì. Allora, no, un attimo, sono tornato subito con l'immagine perché per un attimo ho detto il social media manager della no, del Tanil Dashwood, della Tanil. Ah, ok, a poco. Il social media manager già per entrare Tanil... nello schermo, dico che... quando il lavoro potrebbe essere un problema per la casa, capito? Perché poi dopo la Statlander, nonostante un legamento rotto, secondo me è una di quelle che ti mena forte se fai qualcosa di sbagliato. Impressione anche con le braccia, quindi... Comunque abbiamo questo momento romanticissimo tra Orange Cassidy e la Statlander che stanno quasi per toccarsi, ma sul più bello parte la sigla di Bing the Elite. E vorrei aggiungere un dettaglio, se posso. È qua si comincia a fare seria la cosa. No, perché il momento è stato molto bello, è stata una figata, ma la cosa più importante secondo me è il fatto che la Chris non aveva il tutore, quindi vuol dire che ha ufficialmente lì, il 15 novembre magari... Ha fatto delle sessioni di squat con col bilanciere. Quindi diciamo... Quindi vuol dire che... Sta sulla via, però secondo me ancora... Il problema del crociato non è mai i passi in avanti, ma sono quelli laterali. Vabbè. Quanto sono agguerriti, Fabri? Quanto sono agguerriti? Ha preso... Qualcuno estragga anche quello. Allora, io direi che il primo punto è vabbè, basta. La tira fuori così come un archeio, cioè. Out of nowhere. È tuo. Così, de botta. Mattia ci fa sapere che dovrebbe essere quasi vivo, non si capisce la situazione, la sua situazione fisica, e noi ha scritto, ha allungato le dita per riuscire a scrivere queste cose. Forza Mattia, un saluto a Mattia. Ciao Mattia. E quindi vabbè, c'è stato, quindi siamo rifatti, non ce la faccio già più adesso, figuriamoci questo momento catartico. Trender, e Paolo stavi dicendo, hai fatto la chiosa sul discorso. Adesso continua tu. Adesso il prossimo blocco lo fai. La prima parte, adesso il blocco Paolo. E non dire che c'è stata la sigla, perché... Allora, l'atmosfera sale. C'è stata una sigla con il logo di Bing the Elite che scorre. No, vabbè. Poi dopo ci sono stati, mi sembra, i Bucks che erano in giro a fare la promo, chiaramente, del loro nuovo libro, che il nostro amico Roberto ha e ci ha già anche omaggiato di qualche screenshot. Giravano per le librerie sperando di trovarne uno, e a differenza delle action figure questa volta l'hanno trovato. Sarà che si sono organizzati un pochino meglio e le librerie sono organizzate, cioè i libri magari vanno via un po' meno rispetto ai giochi, quindi sono riusciti a trovarne a trovare qualche copia, o l'hanno messo loro, esatto, anche lì mi sembrava perché che l'hanno messo loro prima sotto i romanzi, e Nick sì, c'entrava un cazzo, sì, sotto i romanzi anche perché l'hanno tolto, non ce n'erano altri, quindi c'era solo quello. No, c'erano proprio le copertine, quelle lì proprio, non c'entravano niente, l'uomo super invecchito e la donna molto svenevole vicino. No, niente, quello che vabbè ci interessa fino a una certa. Poi abbiamo avuto una rivincita di Kip Sabian contro Leva Bates che ci ha provato, ma anche lì chiaramente nonostante si sia portato il suo joystick da casa ha perso lo stesso.
giusto. Gli ha dato, dato la paga. Sì, come si dire. È pro in quel campo lì. Sì, sì, sì. L'unica persona, secondo me, che riesce a dare la paga a Livabezza è uno, secondo me. Cioè, gli altri ci sono. Lei è pro, cioè lei però si parla di livelli di Omega e della Edwards. Guarda che anche uno è molto bravo. Non so se è più per il gioco, come si suol dire, tastiera e mouse piuttosto che joypad, però è molto bravo. Ma io ogni tanto vedo le stream di Keep Sabian su COD e sarà che io sono scarsissimo, ma mi sembra un fenomeno anche lui comunque. No, ma lì è un gruppo di nerd sui videogiochi. Secondo me Laurel Elite l'hanno fatto apposta perché volevano dei nerd e li hanno chiamati tutti lì. Se posso fare proprio un volo di quelli pindarici, attenzione all'introduzione, voli pure. Cioè, anche il canale AW Games sarà un canale di YouTube ad hoc per, cioè, ci mettono sicuramente anche qualche diretta streaming con loro. Sì. Che fanno. Sì, soprattutto quando uscirà il gioco. Figurati se non ci giocano in compagnia. Chi non gioca in compagnia. Magari, che ne so, accenderanno la streaming sia sul canale privato del lottatore e in contemporanea anche su quello lì di YouTube di AW Games. Sì, sicuro. Sì, la live. Ma infatti, se voi invece ogni tanto, invece di chiederci se qualcuno, se Laura Elite prende qualcuno, voi di tutte le altre federazioni dovete andare a vedere i più nerd che ha i canali Twitch e quelli sono papabili per arrivare in Laura Elite. Sì. O comunque, allora, no, ma in generale sono quelli che comunque hanno un buon rapporto con dei colleghi, anche se sono in altre federazioni, perché, cioè, prendete per esempio Kenny Omega con quelli del New Day, con Xavier Woods in particolare, cioè si conoscono da anni, giocano, si sono incontrati anche agli eventi, cioè, in qualche modo sono quelli che possono in generale approdare ovunque perché c'è feeling nell'ambiente. E è il bello del gioco anche, dai, il lato positivo dello scoppiarsi a pianeta. Certo. AW Games, ci dice Roberto che sarà l'hub per tutti i canali gaming delle superstar. Io di hub conosco soltanto una cosa. Hub sì, come sicuro. Ambiente? Ambiente come il dottor Borsani, sarà l'app Borsani. Vai pure avanti, no? Poi andiamo avanti. Dopo se non hai finito il tuo segmento, cioè, quando te finisci il segmento, non so, ragazzi, diccelo te quando finisci un segmento, non so dire. Vabbè, dai, ti racconto quest'altra, poi passiamo la palla al buon Leonardo. Allora, perché c'è il primo segmento in cui c'è il nostro caro Dark Order. Vediamo Anna Jay entrare nello spogliatoio in cui ci sono tutti. Ero io fan americano, credo, qui. Tu però lo dici in italiano, Fabri. Sì, oppure in spagnolo al massimo. O in spagnolo. Niente, dicevo che c'era il primo segmento in cui è protagonista il Dark Order e vediamo Anna Jay che entra nello spogliatoio e, come di consueto, spara Stu Grayson oltre un tavolo, come sempre, e saluta tutti gli altri che si comportano come se non fosse successo niente. Ah, ciao Anna! Tutto a posto. E dopodiché, appena Anna se ne va, Stu Grayson riprende la sua compostezza e si siede facendo finta di niente. Beh, cosa volete anche che facciano con la donna del capo? Cioè, non la donna del capo, però in qualche modo la pupilla, l'unica donna del gruppo, anche dall'altro. Beh, però è solo Stu che c'ha sta paura atavica che viene mazzolato puntualmente, secondo me. Cioè, vorremmo essere avrà ricevuto un no. Tanti vorremmo essere Stu Grayson. Qui dicono che vogliono risentire il ciao Anna. Ciao Anna! Si guadagnano punti, attenzione, perché Paolo... Questo ciao Anna ha fatto guadagnare oppure, punti a Paolo. Oppure ve lo rifaccio, faccio Evil 1, che ha detto Hi Anna! E qui...
tutti a testa china mentre stavano anche perché immaginatelo adesso con la maschera di Evil 1. Evil 1 tra l'altro protagonistone questa settimana, cioè almeno il discorso che ha fatto a Dynamite, fossi stato io al posto di Page gli avrei già chiesto tieni il bicchiere dai brilliamo, cioè, molto così magnetico, ti cattura particolare. No e poi sì, molto bravo e poi è un bambinone lui, una volta l'avevano inquadrato, è giovane, è molto giovane lui. Sì, sì, all'età mia più o meno mi sembra. Cioè, allora no. No, è giusto, è giovane all'età mia, quindi è giusto. Allora no. Ho visto male. No, dovrebbe avere una trentina d'anni all'incirca, se non mi sbaglio, perché un trentinaio. Un trentinaio d'anni. Guarda, la dico proprio tutta, forse ce n'ha 31. E voilà. Visto che siete voi due visto che siete voi due adesso a reggere il gioco, vado a controllare io stavolta quanti anni hanno. Prego. Vai a controllare. Prego. Nel frattempo, Leonardo, le passo la palla se vuole procedere con allora, la narrazione. Allora, possiamo procedere, sicuramente facciamo che io procedo col secondo blocco del Dark Order, che parla del Thanksgiving. Poi dopo vediamo quello lì dei Jackson contro Matt Hardy e li facciamo, quello è tutto un blocco fondamentalmente, lo prendiamo tutto insieme e poi dopo alla fine la One Chip Challenge ce la facciamo insieme. Allora abbiamo signori il club del Dark Order in piena festa per il Thanksgiving, quindi abbiamo un tavolo imbandito di è dell'87 Piluno signori, quindi ha 33 anni. Signori, lo vedete. Attenzione, arrivo. Signori, lo vedete. È l'età giusta. Fidatevi. Paolo, no, non ti abbattere. Purtroppo è quell'alone di santità che mi rende il gioco un po'. Però dalla luce alla Barbara D'Urso. Vabbè, ma secondo me, Leonardo aveva 33 anni anche l'anno scorso. Santità si con 33 lì. Anni. Io mi fermo 33 anni e santità, le due cose tornano fuori. Esatto. Dunque, siamo nel club del Dark Order, tavolo imbandito a festa per il Thanksgiving. Dicevi bandito? Bandito? Sì. Imbandito proprio si dice. No, pieno di leccornie da mangiare. Ma c'è un piccolo problema, cioè due sarebbero due, però poi dopo alla fine è solo il buon uno che chiede: questa è la prima volta che faccio la festa del Thanksgiving, perché lui è canadese. Quindi non sa che cosa l'ha detto in extremis, questo l'ha dovuto. No. Ha capito il peso della sfida, quindi ha dovuto lasso canadese. E quindi dice: ma io ragazzi, qua sono contento. Scusa se ti interrompo, veramente non lo sto facendo apposta. Che con quel è canadese, è un po' come quando a Briscola i vecchietti al bar dicono: arca, era lui, fermo perché non si può dire. È rafforzativo, arca, madò. Con tanto di tavolo botta sul tavolo forte, ho rischiato di far saltare tutta la connessione. Va bene, dicevamo, insomma, abbiamo il buon Evil 1 che cerca di farsi spiegare che cos'è questo Thanksgiving dai suoi compagni e amici di merende, e chi comincia a spiegarlo se non il buon John Silver che ringrazia per tutto questo cibo, soprattutto per le piccole coscette di pollo che mangia molto voracemente il buon John Silver, che come al suo solito chiede Anna, want, e lo fa a ripetizione perché ormai questo è il gesto. Quanto è premuroso, però che uomo premuroso, sì. Non ti preoccupare che poi Anna ci pensa da sola, poi arrivo e ti spiego il perché. No, ma scusi, cioè va bene, no.
Abbiamo poi Ten che ha ringraziato perché aveva una ciotolina di queste proporzioni. Lui in bandita di robina bianca che dice che lo aiuta a farsi sentire meglio dopo che la prende. Detto che non ha capito ancora che cos'è, però ha detto che aiuta. Aromatizzato è cosa di preciso? Presumo mezzo piccanti, forse anche salsa agrodolce, scegli tu quelle che vuoi. Sei andato nella cucina della IW con chi è? Che aria tira in cucina al Daily's Place? No, non è del Daily's Place, è del Chili. Ah, da Sport. Gliel'hanno offerta, perché loro sono Chili. Sponsored by. Poi abbiamo Anna Jay. Anna Jay, questo che simpatico utente. Bravo, bravo lui. Abbiamo Anna Jay che ringrazia perché Stu Grayson gli donerà gentilmente le sue patatine fritte. E Stu Grayson dice, ah sì, grazie. Stu Grayson ringrazia perché dice, ma sapete, l'ultima volta non mi ha menato così forte. E Anna Jay ha detto, vai tranquillo. Nel frattempo gli mette una mano sulla spalla e gliela smonta, fondamentalmente. Ah, Poi abbiamo il piccolo Five, che non sa, è un po' triste perché dice, ma io credevo di essere tra amici, invece mi avete tagliato i capelli, quindi non so cosa ringraziare. Allora arriva il buon Reynolds e gli dice, ma noi siamo tuoi amici, pelato, sei più bello. Ah sì, sono più bello, che sì, bene, grazie. Oh, adesso sì, ringrazio per essere i miei vicini in questo momento, grazie, grazie, grazie. Reynolds invece, da buon Vanesio, ringrazia per i suoi boccoli, il suo profilo greco, le sue fattezze, eccetera, quindi da per sé. E, udite udite, signori, c'è anche il ritorno di Colt Cabana. Perché dopo... dopo aver fatto un intervento chirurgico, perché ricordatevi che Colt Cabana in un certo momento era Nakazawa, io ho fatto l'altra è stato Nakazawa, quindi Colt Nakazawa, diciamo, grazie alla credit card del Michael Cabana, esatto, scegli te, grazie alla credit card del Dark Order, proprio una carta di credito ad hoc, è riuscito a pagarsi le cure e prende, ce l'abbiamo ancora un po' convalescente perché aveva le bende che lo coprivano stile Darkman, però è tornato Colt Cabana, gli hanno chiesto, ah, ma non sei più Nakazawa? No, sono tornato, fortunatamente sono Colt Cabana. Quindi lui ringrazia per aver ritrovato la sua faccia. Bene. Fondamentalmente tutti sono felici di questo discorso, che possono mangiare la roba offerta dal Chili's, e quindi happy Thanksgiving to everyone from Dark Order. Mentre te parli di mangiare, Roberto si è proposto di offrirci le cosce di pollo aromatizzate. Roby, però, non puoi fare queste tentazioni qui, ancora non si può uscire dal comune, Roby. Quindi, però, con che aromi, Roberto, diccelo, e ti premieremo, non so con cosa, ti premieremo con la parte. Diccelo e sarai quello che affronterà il vincitore di questa sera. Con la parte di Team Delete, che Paolo adesso si sta preparando per andare a cercare di chiudere il match. No, ma più che altro, cioè, Roby, pensa a quanto ci ha messo Pac ad arrivare dall'Inghilterra. E aveva un permesso di lavoro. Noi verremo per mangiare da Chili's, cioè ci mettiamo il triplo del tempo. Si raffredda. Roby, le mette un po' bene al fuoco, cioè fa proprio le griglia bene. Devi tenercela a caldo. Altro sì, caldo. Sì. La borsa a forno al posto della borsa a frigo. Il micro borsa. Il micro borsa. Please. Quindi con questo catering offerto da Bing Delete hai concluso la tua parte? Sì, perché... Chiuso? Vai, tocca a me. Vadi, dottore. Vai. Devi correggerlo perché qua i punti salgono. No, devi correggere qualcosa di quello che ha detto. No. O aggiungere. No, va bene.
No, c'era solamente un appunto personale che mi ero fatto io guardandolo, che stavo pensando, ma il Dark Order tra cene, banchetti, operazioni pagate con la carta di credito, si stanno un po' sbizzarrendo senza Brody Lee. Secondo me appena torna l'Exalted One, secondo me Brody Lee appena torna Brody Lee fa pagare parecchio appena torna. Secondo me questo gatto mammone non c'è. Devono godersela finché possono, perché a breve finisce la pacchia. Sì. Comunque, ma secondo me mangiano, allora giusto così ti interrompo un attimo su questo punto, vai, poi vai, ti lascio andare a ruota libera. Questione di un panettone, poi anno nuovo, vita vecchia, secondo me ho questo sentore qui, anche perché se no anche un generale tutta la stable ne perde, o comunque anche se non c'è Brody Lee devono iniziare un attimo comunque a fargli fare qualcosa di più concreto a livello di gruppo e anche come singolo. Per me, mentre Mattia dice che secondo lui si spaccano in due, per me invece li farà ritornare meno coglioni. Forse anche in Bing Delete stesso. Io azzardo anche questo. Beh, non è da escludere. Prego, sarà da tenere sotto controllo questa situazione, decisamente. Allora, poi c'era un altro segmentino molto breve, secondo me molto, molto carino, che probabilmente potremo rivedere anche in futuro questa cosa in altre occasioni. Esatto, perché praticamente hanno fatto vedere Nakazawa che stava pulendo il turnbuckle del ring, vantandosi del fatto che tutti quelli che bocciano, il fatto è che bocciano perché è colpa sua, perché ci mette il baby oil sulle corde ovunque. E quindi abbiamo visto a Dark il match tra Nakazawa e Trent, che aveva fatto un botch settimana prima a Dynamite. Quindi quello che dico è, stiamo attenti ai botch che vedremo a Dynamite, che probabilmente vedremo il loro match contro Nakazawa a Dark la settimana dopo, quindi per vendicarsi di questa cosa. Beh sì, ci sta, anche perché sennò poi fai passare per scemi comunque quelli che tecnicamente ci incappano, che poi... Ma sì, ma che poi comunque errori ci stanno sempre, non è questione. Però è carino che si sia trovato un questo espediente per poterla girare e far fare anche due risate al pubblico a riguardo. Prossima volta che vediamo un botch sappiamo che è colpa dell'olio di Nakazawa, è ufficiale. Ormai sì, anche perché è ufficiale così. Ha giocato da Sidali in poi. Esatto. Poi, c'è stato, hanno fatto vedere un po' delle immagini dell'incontro tra i Young Bucks e i Top Flight, visto dal pubblico, dalla Cutler Cam, esatto. Però questa volta stava dalla parte degli Hill. Esatto, era dall'altra parte. Vabbè, è stato comunque, abbiamo fatto vedere qualche mossa, è stato comunque un bel segmentino anche quello. Dopodiché si vedono i Top Flight che parlano insieme ai Young Bucks e chiaramente i Young Bucks si stupiscono del fatto che uno abbia 21 anni e l'altro ne abbia 19 e siano già a questo livello di atleticità e manovre aeree, robe del genere. Poi chiaramente gli mancherà tutta l'esperienza, storytelling, tutto quello che vogliamo. Però dal lato atletico si sono dimostrati capaci da poter fare un match all'altezza insieme agli Young Bucks comunque. Io a 19 e 21 anni ero meglio. Eri meglio? Sì. Dopo il 22 c'è il declino comunque. Sì, era il 22 che poi ho mollato. Ma me lo facevi il corkscrew a 630 gradi, la tope con Hiro, perché non fai la tope con Hiro non sei nessuno. No, è che appena mi sono trovato di fronte all'uomo invisibile ho detto no, io questo è troppo e ho smesso. Ti scoraggio, che neanche arrivi all'Arbor Magic, già l'uomo invisibile. No, ho smesso, io ho dovuto smettere. Vabbè, dicevo che allora mentre loro parlano con i Young Bucks parlano con i Top Flight, arriva Matt Hardy che deve sempre mettersi in mezzo, far vedere che lui c'era da prima, l'ha fatte quelle cose che stanno facendo loro, le ha fatte anche lui con suo fratello, le ha inventate lui, l'ha fatto lui, c'è sempre lui,
e comincia a e comincia a stare un pochino sui nervi a Matt Jackson, tanto così. Cambia segmento e vediamo che c'è Matt Jackson che sta prendendo il caffè decaffeinato. Ok, arriva ancora ma tardi, come dal nulla. E ancora, ma prendi il decaffeinato, ma sai che io con mio fratello di là, e ancora insiste sempre sulla sua altra tiritera. Io prendo il caffè alle 4 del mattino e non lo sento per niente, è vero, quando, quando io prendevo il caffè e tu ancora bevevi il latte. E ancora, e quanto stava così a Matt Jackson e sulle balle, Matt Hardy diventa così, aumenta un pochetto. Cambia ancora la scena, e ci sono i Young Bucks che camminano nei corridoi quando incontrano Pentagon Junior e dicono oh, ciao Penta, e smettono a parlare con lui quando hanno certa Penta ripeti chi hanno incontrato, ripeti chi hanno incontrato, Penta e il Zero M, incontrano Penta e il Zero Miedo e dicono oh, ciao Penta e il Zero Miedo, parte, fanno non Zero Miedo, fa tutta un po' di scenate. C'è Nick Jackson che si chiede cosa voglia dire Zero Miedo, allora Matt Jackson dice, ah, è Zero, no fear, ah! E alla certa vedi Penta che si toglie la maschera e chi c'è sotto? Ancora Matt Hardy. Ancora Matt Hardy che gli dice, ma sai che no fear l'ho inventato io, tutte queste storie, e ancora, da che eravamo così, arriviamo a sale così. E l'esaurimento nervoso di Matt Jackson va sempre più in alto. Poi Matt è uno che ha un grande carattere, proprio tranquillo, cioè non è che scabbia una scabbina mai. Che essendo questa... Ciao Penta il Zero Miedo. Ciao il Penta Zero Miedo. C'è un altro blocchettino che non ha detto. Vai, lui, vai. Però, questo, cioè, questo farebbe salire i nervi a tutti quanti, fondamentalmente. Praticamente inquadrano in primo piano la copertina del libro, ok? Con i Bucks tutti e due che sono in posa, così. Uno, diciamo, messo così. E uno è messo così come è la copertina del loro libro, ok? Tolgono la copertina e li fanno vedere loro davvero messi nella stessa posa. Tra loro due esce fuori la testa di Matt Hardy che fa... Io ce l'ho più grosso. Come? No, se ne va. E diciamo già è così, io presumo dopo questo sia diventata così l'insopportabilità over 9000. Tra l'altro Mattia, appunto, anche lui sa che Matt è uno notoriamente caldo. Sì, sì, calmissimo. Senso. Il primo sputo nel match a Revolution fu suo, quindi... poi però gli passa, poi dopo un po' gli passa. Dopo 30 minuti di match mi passa. Poi e poi dopo arriviamo al main event, insomma. Cioè che solo ci... allora, guarda. Vai, Leonardo, vai tu. Facciamo il classico Frankie Kazarian. Angry Frankie Kazarian. Perché ormai su Big Delete, voi sapete, c'è una faida tra Brandon Cutler e Frankie Kazarian. Brandon Cutler che si mette nelle situazioni più merdose assolute e puntualmente si incontra Kazarian. Questa volta abbiamo Cutler con delle banane in mano. In bagno. Nel buco del tulo. Cioè, vediamo Cutler nel buco del tulo. Con le banane. Con delle banane e ridiamo molto bene. E giustamente ce n'ha due perché una magari se la mangia. Sono stato frainteso. Chiaramente. Sono stato frainteso. Non mettetevi in bocca parole che non ho detto. Drago si dissocia talmente tanto che se n'è andato proprio. No, io semplicemente stavo cercando di cambiare l'avatar, ero diventato anche io parte integrante dei WWE Italian, però assemblato, diciamo, vendetta di Stefano. Insomma, sta cercando delle scimmie con le banane in un bagno, se non che arriva Frankie Kazarian e fa «Ah, scusa, ti ho disturbato». No, non assolutamente, stavo cercando delle scimmie. Frankie Kazarian gli fa «Delle scimmie? In bagno? L'unica scimmia che c'è è quella che vedi allo specchio».
dici, ah, ok, grazie. Se arriva anche Nakazawa che dice, io scusate, ma dovrei fare la cacca, perché si vede tranquillamente demutandato proprio, con le mani davanti agli zebedei. Dice, se potrei usare il bagno per i suoi usi ufficiali. Molto bene, molto bene. Momenti intensi, quindi. Sì, abbastanza. Comunque, okay. Andiamo al main event della serata del Bing Delete. Il main event della serata al Bing Delete. Abbiamo John Silver che dice, signori, la mia cintura del Bing Delete World Champion non può essere, diciamo, non può essere messa in palio così, col primo che viene. Quindi dobbiamo fare un elimination match. E che cosa avverte questo match? La One Chip Challenge, ossia mangiarsi una patatina, una più o meno di questa portata all'incirca. Attenzione, ok. Fatta praticamente imbevuta del Carolina Reaper, che dovrebbe essere il peperoncino più piccante al mondo, secondo sì, la insomma, scala. Il fuoco brucia meno, insomma. Sì, sì, secondo, esatto. Secondo, la scala, secondo la scala piccante. Sì, esatto. Bene, secondo la scala questo modo voglio sapere da Roberto in chat se ha compiuto anche questa pazzia, se si è, ah, sì, è vero, lanciato vero. In questo assaggio. Non mi stupirebbe, in effetti. Potrebbe essere. E quindi, Carolina Reaper e Ghost Pepper insieme. Carolina Reaper e Ghost Pepper insieme, esatto. E invece abbiamo questo medaglione, praticamente. Deve essere mangiato, ma non deve essere bevuto il latte poi. Perché il latte ha delle proprietà, diciamo, lenitive, però ti lascia nel bicchiere lì, diciamo, come tentazione alla stile Takeshi's Castle, vecchia... Attenzione, chi abbiamo? Abbiamo Aaron Solo, che dice, io qua sono da solo. Se che giustamente era da solo. Esatto, solo. Di nome e di fatto, bene. Ho fatto di peggio col piccante. Minchia. Pazzo, pazzo. Anzi, sei folle, pazzo. Sei un folle. Sei testa un di folle, pazzo. Roberto. Testa di pazzo. abbiamo che all'inizio è solo, se non che poi dopo arriva il buon Richard Knox che dice, guardate che io sono un One Chip Challenge Survivor. Di fatto, un anno fa, il buon Sammy Guevara, in un suo vlog, ha fatto una One Chip Challenge in cui c'era proprio Richard Knox. Ne ha fatta più di una, Sammy. Sì, 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 assolutamente. Poi abbiamo Rick Starks, accompagnato da Cage, in rappresentanza del Team Taz. Trent, accompagnato dal buon Orange Cassidy. Luchasaurus. Sono ancora vivi quelli, incredibile. Con, sì, 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 sì. Luchasaurus con il Jungle Boy, giustamente dice Luchasaurus... Cosa volete che sia una One Chip Challenge? Sono sopravvissuto all'era glaciale, figuriamoci. Mangia cose da 6 miliardi di anni. Ah, figurati, che problema. Tutto crudo poi. Oh, sì, 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 alla grande. E poi Super Panda, che oltre, diciamo, a prendere delle botte da Luchasaurus a Dark, si è fatto pure questa challenge, accompagnato da Chuck Taylor. Perché dice? Perché? Perché Chuck Taylor dice Trent già, che Trent già l'accompagnava a Orange. Quindi, si voleva trovare il partner in caso Trent. Che bravo Chuck. Accompagna i fratelli Jackson, diciamo, non potevano partecipare a causa perché stavano bevendo, stavano, diciamo, degustando una bevanda che l'avrebbe aiutati. Girare le tedesche, le scoglie. Mi sono avvicinato al milione preciso. Per comparazione, un peperoncino calabrese è tipo 30.000. Minchia. Sempre più testa di pazzo. Un po' come la puntata dei Simpson quando Homer va a mangiare. Sì, sì, con le labbra di cera, praticamente. Con le labbra di cera. E quindi, ecco, si dà il via a questa challenge dove tutti mangiano questo medaglione di patatina. E iniziano praticamente a sudare fiamme tutti quanti.
chi si toglie la maglietta, chi, eccetera. Dopo praticamente 13 minuti hanno resistito di che nessuno ha ceduto, e è uscito, diciamo, fuori un mezzo broglio con un pezzo di patatina lasciato sopra, diciamo, nel contenitore di Ricky Starks. E quindi cosa fa Ricky Starks in pieno stile Aldo Biscardi? Vuole vedere la moviola, quindi va a andare a vedere. Cioè, tutto. Dice, no, no, io l'ho mangiato tutto. No, no, rivediamo, rivediamo, partono, rivedono il registrato e si vede effettivamente che ha lasciato tipo un pezzettino. Questi giovani. Sì, 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 è squalificato Ricky Starks, però gli altri comunque tengono botta. Beh, effettivamente era quello più tranquillo, Ricky Starks. Sì, 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 sì. Le mani fermi, mani in alto. Mani. Fermi. L'ambiente Borsani, ha da dire qualcosa. Il suo status precario. Tutti zitti finché non scrive. Può darsi che sia uno dei suoi deliri, perché è dovuto da influenza. No, allora, mi invicino di Rego, quindi io alzerò le mani, questa modalità ascetica, finché il dottor Borsani non io... ci... Moviola sul ring, signori. Moviola sul ring, e la nessuno ha pensato a questo nome per le trasmissioni. No. Per me ha detto Fermi perché vuole proporre il nome sulla trasmissione. No. Io non giro. Nuovo format del venerdì. No. Ma no, ma Moviola sul ring c'è solo lunedì, a giudici di corda. Ok. Nuovo intermezzo di giudici di corda. Dunque. Per dare un... squalificato Ricky Starks, rimangono in quattro, però diciamo dobbiamo dare un taglio a questa sfida, perché dopo un quarto d'ora la gente non cedeva. Quindi cosa pensa il buon Matt Jackson? Ma sapete, ce n'è un altro di medaglione, chi se lo mangia vince la title shot per il Bing d'Elite. Ah, bene, chi è che ci prova? Trent si mangia quest'altra cosa. E quindi lui puntualmente è stato vincitore di questa challenge per title shot per Bing the Elite Challenge World Champion. Finisce la puntata, se non che al momento in cui dicono i cartelli animati che raffigurano i Bucks, no? Dicono: do you like that video? Esatto, blue, rewind, che succede? Vanno direttamente in bagno, dove praticamente il buon Trent sta vomitando l'anima. No. Sì. Mentre sta fiammeggiando da ogni poro del suo corpo, praticamente, no. Povero Trent. E nei dintorni di Jacksonville dicono di aver visto un drago. Sì, esatto. E non era Brandon Cutler. Attenzione, il colpo finale di Paolo, però è di Paolo. Ah, comunque, sì, ragazzi, è da vedere l'importanza di questo Bing the Elite title, perché cioè qua ci hanno messo veramente la loro salute in mezzo, perché quelle robe lì nessuno che voleva cedere, tutti che volevano andare a sfidare John Silver, non c'è un cazzo da fare, quanti... ma quel titolo comincia a essere il titolo Luciasaurus, che in effetti stava praticamente stava sgorgando sudore dappertutto. Poverino, poi ha pure la maschera che non aiuta nemmeno la traspirazione in faccia. Che... perché poi tra l'altro lui è capellone, Luciasaurus è capellone forte, cioè poi, lì ha una pressione sulla testa che proprio... No, Roby, era Trent. Era Trent. Dicono che era Trent, Roberto, quindi noi abbiamo... No, 30. Cioè noi abbiamo due che controllano, quindi 2-1. Perché infatti poi dopo gli chiedevano se ne era valsa la pena e lui diceva chiaramente sì. Yes. Perché quel titolo vale molto di più. Fine. Sì, assolutamente. Allora, quindi settimana prossima, altro sì, che sì, Winter is Coming, non ce ne frega un cazzo il Winter is Coming. Qua il Bing the Elite title... Ma anche sopra delle Enrico, una cioè, nuova nuovamente una, cioè, è la bella ormai tra Silver e Trent. Sì, è il terzo. Di fatto la bella. Di fatto perché Trent ha vinto il titolo. Vabbè, il titolo l'ha vinto più con Matt Jackson che contro di lui. Però poi c'è stato Silver che ha preso il titolo. L'ha ripreso. E adesso di nuovo riprova a rimpossessarsi del titolo. Sì. Allora. Io e Draco adesso potremmo fare quelli bravi che dicono è finito in pareggio, ha vinto lo sport. No, sto cazzo. Cioè, bisogna
dobbiamo vedere il sangue. E quindi chi ha vinto? Paolo lo vedo che sta preparando il Blade per fare il trucco di magia. Ora ci sono, ora non ci sono più. No, e il suo trucco è: ora ci sono, ora dormo. Dalla parte il, chi ha vinto la, la battle? Gente che chi avete preferito? Paolo o Leonardo? Prendiamo, scrivete in tre, così almeno abbiamo tre voti. Siamo esatto. Siamo. No, e quindi, soprattutto aspetta. Motivate proprio l'espressività. Motivate. Votate lui vincitore. No, anche per capire cosa ne pensate di queste nostre ricostruzioni. Anche perché così capiscono dove devono migliorare. Votate il vincitore. Esatto. Per Paolo ha vinto Leonardo. Attenzione. Per Paolo ha vinto Leonardo. Vabbè, ma se mentre, Leonardo, allora, mentre il nostro gentile pubblico... Vabbè, vai, procedi pure Fabrizio. Dicevo che se Leonardo fosse una persona onesta, entra e vota se stesso, così va sul 2-0 ed è fatta. No, in realtà se fosse una persona modesta entrerebbe e voterebbe Paolo. No, voterebbe se stesso. E droga, ma Enrico, noi non abbiamo time limit, no. Noi possiamo andare all'infinito, noi siamo come Sì, ma noi andiamo all'infinito. No, ma dicevo, mentre il nostro gentile pubblico decide, ponderà la sua decisione e poi ce la comunica. Facciamo anche due chiacchiere sul blog di Sammy Guevara, cosa ne dite? Vero. Attenzione lasso di Paolo. Se la giuro, non è che sia successo sto granché, però più che altro è ci sono state delle chicche sul viaggio a Las Vegas della Inner Circle che secondo me meritano. Butta le bottiglie, battle drop. Ma quindi hanno scoperto chi è il drago che volava su Las Vegas? No, il drago non l'ha scoperto, però c'è stata una fantastica esibizione di Elvis che ha aperto il cuore a tutta la Inner Circle. Sì. C'era anche MJF che stava per mettersi a piangere, era una cosa incredibile. Avevamo Wardlow veloci, che stiamo per chiudere le votazioni. Che stavano appoggiati così al pianoforte, che però si guardavano loro due, un po' sembravano innamorati. Sì, esatto, un po' sembrava innamorati, però un po' distrutti anche dalla nottata. Il loro odio è stato assopito dalle note dolci di Elvis. E poi Sammy ci ha fatto vedere la immensa suite che avevano a Las Vegas, che era praticamente più grossa dei nostri 4 appartamenti messi insieme, di sicuro. Una cosa assurda, è passato 5 minuti a girare, sembrava che stesse girando in un centro commerciale, invece era sempre nella stessa stanza. Vabbè, se proprio ci devi andare, no? Poi sono fra Jericho, tutti gli altri. Quello che abbiamo fatto vedere a Dynamite di Las Vegas, solo io, no, anche Stefano quello aveva detto quando, non sarebbe stato più bello che avessero, se si fosse scoperto che il matrimonio fosse stato tra Guevara ed MJF? Sì. Sarebbe stato un po' non indifferente così. Sì, abbastanza. Sì, sì. Infatti ero straconvinto, appena ho visto ho detto si sono sposati loro due, sicuro. Poi invece hanno fatto ci sta, ma anche perché si sono odiati e basta. Sì. No, ma in un certo senso erano cordiali il giusto, diciamo, in questi segmentini a Las Vegas, specie negli ultimi. Cioè, normalmente cordiali, quindi in qualche maniera Las Vegas già ha fatto un po' da countdown degli animi. Poi bisogna vedere se ciò che accade a Las Vegas rimane a Las Vegas o se qualcosa invece torna indietro. Quello è da vedere poi nelle prossime settimane. Sì. È saltato. Però lui è Leonardo. E attenzione, c'è il primo vero voto. Primo vero voto, ok. No, poi di importante del vlog c'era tutta la storia del nostro amico Fuego del Sol, che per chi segue Dynamite può essere un retroscena interessante da sapere.
perché dovete sapere che uno dei più grandi fan di Fuego del Sol è il caro Cody Rhodes, EVP anche lui. È un fan talmente sfegatato che va in giro gridando Tornado DDT, Tornado DDT, e dice che la Tornado DDT di Fuego del Sol è la mossa più incredibile del mondo e ucciderebbe qualsiasi persona e gli permetterebbe di vincere qualsiasi match. Peccato però che il Fuego del Sol ad Dark questa Tornado DDT non è mai riuscito a farla. E quindi chiaramente... ma allora, poi io non voglio essere quello cattivo, ma anche tu devi capire che una mossa di tale potenza non è che puoi prendere la fai, cioè calm down, con calma. Ma infatti, e cioè questa cosa si lega alla sua faida che stanno più o meno costruendo con QT Marshall. Quindi preparatevi che se non la prossima settimana, tra qualche settimana, secondo me, vedremo Fuego del Sol contro QT Marshall, tenendo ben presente che QT Marshall è terrorizzato a morte dalla Tornado DDT. Quindi... Vabbè, sarà un altro contesto dove gli alleati di Cody non vengono accompagnati a Bouldering, ma invece con sì, poi quando tocca a lui. Che comunque se stravede per più di Marshall, mica l'accompagna quando va a combattere il suo Beniamino. No, vabbè, ma contro Fuego no. Forse sì, però contro il suo Beniamino va a vedere. Però fa tipo per Fuego. Per supportare Fuego del Sol. Sì, sì. E poi cos'è che c'era? E adesso c'è un'altra cosa, però a me mi sfugge, poi dopo mi tornerà in mente. Andiamo, possiamo pure proseguire. Proseguiamo. Proseguiamo il proseguibile, diciamo. E vabbè, facciamo una cosa, chiudiamola qua stasera, meglio. E no, non stiamo a spiegare motivi, dobbiamo chiudere la diretta. E niente, non ce la sentiamo ieri, Marco, non ci sembra il caso e basta, scusateci, chiudiamo la diretta, dai, però basta. Allora dai, facciamo le cose brave, no, bene. Grazie comunque a chi è passato, grazie a chi è passato, grazie a chi ci ha visto, grazie a Paolo, grazie a Leonardo un abbraccio, che è stato qui quando non doveva, cioè quando non doveva, nel senso e quindi niente, dai, ci vediamo venerdì prossimo che abbiamo un altro ospite e l'ospite che c'è venerdì prossimo è Luke Zero, quindi preparatevi, se avete delle domande fate delle domande, preparatevele, avremo Luke Zero come ospite, quindi scusateci se abbiamo chiuso prima, ma buona serata a tutti, ciao a tutti.